Noi torniamo adesso invece a parlare del caso dei due fucilieri di Marina che si trovano ancora in India, due Marò, perché stamattina se ne è parlato in una riunione a Palazzo Chigi, dalla quale è emerso che si sta cercando di fare di tutto per riportarli a casa, l'ha confermato anche il ministro della Difesa. Il governo è fiducioso. All'obiettivo di riportare a casa i due Marò, Salvatore Latorre e Massimiliano Girone, si continuerà a lavorare intensificando gli sforzi e le azioni. E quanto emerge da una riunione a Palazzo Chigi, presieduta dal premier Enrico Letta, qui era presente anche il ministro della Difesa, che da Sabaudia, in visita al comando artiglieria contraerea, ha parlato di una fase importante. Questa riunione non è una riunione eccezionale. È una riunione che rappresenta esattamente il metodo che il Presidente Letta ha voluto fin dall'inizio, indicando come priorità per il governo la soluzione di questo caso. Siamo in una fase importante delle indagini. Io soprattutto sono intento a trovare la soluzione equa e rapida che nelle, diciamo, determinazioni del nostro governo. Accompagnato dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Claudio Graziano, il ministro della Difesa, da Sabaudia, ha ricordato che l'Italia ha un ruolo importante nelle missioni internazionali, dall'Afghanistan al Libano, fino alla Libia, dove il nostro esercito sarà impegnato ad addestrare i militari libici. D'altra parte, uno dei nuovi compiti delle forze armate, la military assistance a favore dei paesi che escono dall'emergenza, addirittura è una lezione appresa dall'Afghanistan e dal Libano, la pace c'è quando assumono responsabilità le forze locali. Tonia Cartolano, Sky TG24, Sabaudia.